Le imprese con Musk del settore metalmeccanico rallentano e la frenata è visibile sia a livello congiunturale sia sul fronte tendenziale. Il confronto con lo stesso periodo del 2019 evidenzia un calo medio dell'11,4%, mentre il dato tendenziale, misurato attraverso un'analisi con i livelli del trimestre precedente dello scorso anno, risulta pari al meno 16,9%. Siamo di fronte a una delle sfide più difficili e complesse della recente storia industriale, commenta il presidente del gruppo Metalmeccanici di Confindustria Como, Serena Costantini. Le perdite che hanno interessato le imprese metalmeccaniche nei primi mesi dell'anno, causate dal forte calo degli ordini dovuto al lockdown, saranno difficilmente compensabili da una seconda parte dell'anno che purtroppo non vede ancora risolta la diffusione dei contagi. Tra gli indicatori, quello associato alla domanda mostra le performance più sfavorevoli, meno 19,1%, mentre l'attività produttiva registra la più elevata diminuzione per quanto riguarda la congiuntura, meno 13,4%. Le previsioni per i prossimi mesi del 2020 si confermano negative e indicano una variazione media che va oltre i 4 punti percentuali. L'internazionalizzazione rappresenta una delle leve strategiche di sviluppo delle imprese metalmeccaniche comasche. I paesi dell'Europa occidentale costituiscono il principale mercato di destinazione delle merci, con un assorbimento di oltre un quarto del fatturato complessivo. L'export è diretto inoltre negli Stati Uniti, nell'Est Europa, in Asia occidentale e in America centro-meridionale. È fondamentale un forte senso di responsabilità da parte di tutti, conclude Costantini, in modo da evitare un nuovo lockdown che rappresenterebbe un danno irreparabile.